Ciao a tutti ragazzi e bentornati come sempre qui sul mio canale Angel 3 Dark 3 Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing. Oggi 17 marzo 2017, spero che riuscirò a caricarlo oggi con la mia connessione di merda che mi ritrovo attualmente. Esce un gioco per PS4, esce in versione digitale e al GameStop sono gli unici che hanno fatto una versione fisica. Come sapete io amo le versioni pacchettizzate, retail, e sto parlando di 2 Dark. Dai creatori di Alone in the Dark esce questo giochino in 2D, veramente simpatico e bellino. Questa è la Limited Edition, da notare che è impacchettato tipo borsina, che ha qui una specie di cosa per portarlo in giro, così tipo una borsina. Adesso farò un taglietto chirurgico qui in basso per aprire il contenuto e vediamo che cosa contiene. Io ho già dato una sbirciata su internet di cosa potesse contenere ed è un bellissimo artbook, se non sbaglio la colonna sonora e il disco. In versione disco questo qua non si trova, si trova solo in versione digitale. Solo GameStop ha fatto in modo di far uscire questa versione fisica, diciamo. Come sapete io amo le versioni fisiche. Allora vediamo di spacchettare il tutto. Devo dire che Alone in the Dark era un bel giochino all'epoca, su PS3 è uscito e su Xbox. Togliamo la carta. Possiamo trovare questo bellissimo box di cartone in lingua sia italiana, una silenziosa discesa nella follia, dark, cupo, crudo e disturbante. Ferma gli psicopatici, salva i bambini. Limited edition, contenuto. Allora, contenuto dell'edizione limitata, 2 Dark, disco fisico, steelbook, custodia, poi colonna sonora originale e artbook esclusivo. Ok. Da notare che si può giocare anche con remote play, quindi anche sulla PS Vita. Ottimo, per un giochino così è veramente bello giocarlo sulla PS Vita. Andiamo a vedere il contenuto. Partiamo con ordine. Vediamo prima l'artbook, molto bello, tutto rosso, questi sono i personaggi, nero e rosso, i colori predominanti di questo artbook. Questo, se non sbaglio, è il creatore, con anche la firma, spero che si riesca a vedere bene. Ho cambiato inquadratura. Allora, queste sono tutte le persone che ci hanno lavorato. Figata trovare queste cose per noi collezionisti, è veramente veramente bello, che figo. Ecco qua, una specie di fumetto, molto molto bello. Che figata raga. Questo sembra il clown che c'era su Resident Evil, quello che gli si doveva attaccare il dito. Wow, belle queste cose macrabe. Veramente simpatico questo artbook. A me piacciono i giochi horror. Molto bello il character design. Veramente, molto simpatico. Allora, vediamo le altre pagine. Sono stato assente, come ho detto nell'altro video, per problemi al computer, ma adesso sono tornato. Guardate che figo. Questo qua è il dottore pazzo, che opera i bambini, li taglia, li fa in mille pezzi. Guardate qua, questo è il personaggio principale nostro. Che dire, appena l'ho vista questa edizione limitata, ho detto la devo prenotare subito. Poi il giochino sembra abbastanza bello e carino. Che figata, veramente. Molto bello l'artbook.
Non so se li vale il gioco 50 euro, raga, non lo so veramente. Però alla fine come contenuti ci siamo. Alla fine c'è un artbook, c'è la colonna sonora, c'è la steelbook, c'è il gioco. Ecco qua. Molto molto figo. Pensavo più piccola l'artbook, invece è molto completo. Fa vedere abbastanza molti personaggi. Ecco qua, qua sembra la famiglia Adams. Qua la soundtrack scritta. E niente, abbiamo finito l'artbook. Figo, molto molto bello. Piccolo, ma di molte pagine. Andiamo a vedere la steelbook con un paio di piedi. Qui, non so se si vede. Non sono in rilievo. Giriamo, due dark, scritta sbrilluccicosa. E qua uno con la faccia da porco, da maiale, con un coltellaccio insanguinato. Andiamo ad aprire. E dentro possiamo trovare il gioco, due dark in versione fisica. Special thanks, ringraziamenti per chi l'ha acquistato. Foglietto del cazzo, colonna sonora e gioco. Che figata che di sotto c'è un disegno, bello, mi piacciono queste cose. Uno. E due. Figo, 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 raga. Adesso spero di avere tempo per giocarmelo, perché sembra un giochino veramente simpatico e bello e spensierato. Uno di quei vecchi giochi anni 80-90 2D. Non so perché questo qui, il creatore di Alone in the Dark, si sia buttato su un gioco così. Lo ammiro perché non sono molte le persone che giocano ormai a questi giochi. Tutti stanno a guardare la grafica, gli FPS, giochini così purtroppo vanno nel dimenticatoio. Sono veramente poche le persone che comprano giochi così. Poi specialmente la versione retail a 50 euro, raga. Vi ricordo, questo è il prezzo di questa versione qua. Per me li vale, come contenuti è abbastanza buona come contenuti. Un artbook, la colonna sonora, il gioco, la steelbook. Più di così che cavolo vogliamo. Versione italiana, veramente bello. Ditemi cosa ne pensate su questo gioco, Due Dark, Two Dark, dal creatore di Alone in the Dark. E ditemelo se l'avete comprato anche voi, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo capolavoro. Secondo me è un bel gioco, poi non lo so, dovrò provare. Comunque ditemi cosa ne pensate di questo gioco. E come sempre io vi ricordo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, un commentino se volete, iscrivetevi al canale. Vi ricordo di mettere la spunta sulla campanellina per non perdere ogni notifica di tutto ciò quello che farò su questo canale. E come sempre vi ricordo, al prossimo video. Ciao ragazzi.